chiudere il circolo, parliamo di ambiente legalità a livello europeo. Che cosa è successo? È successo che la fortuna ha voluto che una ragazza dell'Azerbaigian mi mandasse comunque un curriculum. Io, vedendo il curriculum, dato che comunque noi non abbiamo preclusione, noi siamo i rappresentanti di tutti lassù, e anche se l'Azerbaigian non è, comunque non fa parte dell'Unione Europea, praticamente ha fatto uno stage presso di me, e soprattutto mi ha colpito il fatto che sapesse il russo e l'ucraino. Voi sapete che comunque c'è in corso una crisi e Fabio Massimo è nella commissione affari esteri, io sono nella delegazione per i rapporti con la Russia e con l'Ucraina, quindi una persona che fosse in grado di leggere il russo e l'ucraino comunque nello staff in un momento così particolare era comunque una persona utile. Ragazza molto molto intelligente, molto dirigente, che cosa ha scoperto? Ha scoperto una serie di notizie relative al nucleare ucraino, da cui è partita un'azione politica. L'arma è un'arma atomica, è proprio il caso di dirlo in questo caso. Che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che le centrali russe, le centrali ucraine, che sono in realtà della stessa famiglia dei reattori ucraini di Chernobyl, vi ricordate Chernobyl nel 1986 quando ci fu l'incidente, no? Una nube radioattiva che avvolse tutta l'Europa, contaminando poi le derrate alimentari per mesi e causando tutta una serie di problemi che ancora esistono. Allora, ci sono dei fratelli, dei cugini di quei reattori, reattori costruiti con una tecnologia vecchia che sono arrivati a fine ciclo vita, che hanno una serie di incidenti che vengono comunque completamente sottaciuti a livello internazionale, sono fughe di notizie che si hanno comunque se si legge il russo e l'ucraino. E il Parlamento ucraino ha recentemente vietato all'autorità di sorveglianza nucleare della stessa Ucraina di effettuare ispezioni. Questo si inserisce in un quadro ancora più grave, perché contemporaneamente abbiamo scoperto come parlamentari europei che con i soldi nostri, di tutti i cittadini europei, l'Euratom e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo sta finanziando ufficialmente la messa in sicurezza, comunque con 600 milioni di euro, quindi nemmeno 4 soldi, praticamente il prolungamento in vita dei reattori ucraini, quelli gli stessi di Chernobyl. Questo prolungamento che avviene, che passa per una messa in sicurezza, in realtà è una messa in sicurezza, perché questi reattori dovrebbero essere chiusi e smantellati, perché questo avviene quando un reattore nucleare arriva a fine ciclo vita, oppure si può decidere di prolungarne la vita. Ci sono delle procedure, delle norme internazionali che l'Ucraina non rispetta, quindi noi finanziamo un paese con i nostri soldi che non fa nemmeno parte dell'Unione Europea, il quale se ne sbatte completamente delle norme di sicurezza internazionale, cosa che poi però mette a rischio la sicurezza europea. Allora abbiamo fatto un'interrogazione alla Commissione, l'arma, la matita è un'arma atomica, quindi anche un pezzo di carta scritto bene può avere degli effetti, mettendo in evidenza questa situazione, e la Commissione in questo caso ci ha risposto velocemente dandoci ragione, e che avvierà tutta una procedura in maniera tale da costringere l'Ucraina a rispettare quelle che sono le norme di sicurezza, che poi sono essenzialmente la valutazione di impatto ambientale, perché quando si prolunga la vita di un reattore è come se si costruisse di nuovo, quindi va ricostruito completamente tutto un discorso di legalità, e la consultazione pubblica e la possibilità di accedere ad osservatori internazionali, mentre l'Ucraina addirittura non permette che la propria stessa autorità per la sicurezza nucleare possa mettere il naso. Questo è il risultato di mandare dei cittadini con le mani libere dalle lobby che effettuano delle azioni, in questo caso chiaramente non sono azioni locali, ma sono azioni che hanno degli effetti sulla sicurezza di 500 milioni di cittadini. E che l'ha fatto? L'ha fatto il 5 Stelle lassù, gli ultimi arrivati di quella ruota del carro. E questo giusto per chiudere, diciamo, il cerchio a livello del discorso ambiente e legalità. È chiaro che sono temi più grossi e anche più grassi, che magari non toccano la nostra vita quotidiana, perché un conto è la discarica davanti casa che ti porta poi il tumore, ti porta le puzze tutti i giorni, ma poi ci sono altre criticità che però si vanno poi a incontro a dei problemi, sono problemi enormi. Poi tornando allo sviluppo, perché la parola sviluppo ha un significato
po' particolare, perché ognuno intende uno sviluppo diverso. Cioè, quale sviluppo? Lo sviluppo economico, lo sviluppo mercantilistico, lo sviluppo del benessere economico, lo sviluppo del reddito, o lo sviluppo di quello del benessere, dello stare bene, di aumentare la vita, di aumentare il livello di salute della popolazione, di aumentare anche, diciamo, la felicità delle popolazioni, no? E quindi noi abbiamo chiaramente diverse linee di sviluppo possibile. Allora, il problema della Unione Europea, che tutti noi conosciamo, ma poi stando lì viviamo tutti i giorni, è che l'Unione Europea deriva direttamente da un mercato, dal mercato unico del carbone e dell'acciaio, e porta in realtà in sé questo suo peccato originale. Perché in qualsiasi comunicazione che io ricevo nella Commissione Industria, Ricerca, Energia e Telecomunicazioni, la parola d'ordine è mercato e competitività. Quindi lo sviluppo è visto come mercato, che dovrebbe essere quel meccanismo di regolazione della vita di ognuno di noi, che dovrebbe portare poi comunque a un maggiore reddito e quindi a un maggiore benessere. Però abbiamo visto quale sono i risultati del libero mercato. Abbiamo visto per esempio con la crisi finanziaria che cosa significa liberalizzare il mercato dei prodotti finanziari. Abbiamo visto che in realtà questa idea del liberismo economico, che veniva vista come la soluzione dopo il crollo dei regimi comunisti, in realtà non ha portato i successi sperati, perché è una cosa che noi viviamo tutti i giorni. Vi è stata una verticalizzazione del profitto, vi sono persone con sempre più denaro, mentre persone con sempre minor capacità di spesa. E uno spettro che si aggira in Europa e che potrebbe cambiare veramente la vita di tutti noi, potrebbe cambiare quello che è il mercato a livello mondiale, è il trattato di libero scambio con gli Stati Uniti, si chiama TTIP. È una cosa che, se non ci fosse il 5 Stelle lassù in Italia, è completamente sottaciuto, perché nessuna forza politica ha il coraggio di parlarne. E chiaramente un ordine di scuderia di non parlare di questo trattato che è in corso di negoziazione tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, che è un trattato di libero scambio, di libero mercato. Che cos'è il TTIP essenzialmente? La volontà di abolire quelle che sono le barriere al libero commercio tra i due continenti. Che cosa sono queste barriere? Le barriere doganali sono quelle che noi conosciamo, i dazi, che una volta c'erano anche tra i paesi europei, e che attualmente tra gli Stati Uniti e l'Europa sono in realtà molto bassi. Qual è il limite al libero scambio e quali sono le eventuali conseguenze di un libero scambio? Il limite sono le barriere cosiddette non doganali, non tariffarie, ovvero tutta quella serie di normative che in Europa, fortunatamente, questa è la parte bella dell'Europa, sono state erette negli anni scorsi a tutela dell'ambiente e a tutela del consumatore. Quante volte noi facciamo delle interrogazioni relativamente comunque al ciclo dei rifiuti, relativamente alla mobilità, relativamente comunque alle pratiche agricole, rifacendosi alla legislazione europea? Spesso e volentieri, perché c'è una legislazione che almeno in questo campo è la più avanzata del mondo. Però questo è un limite al libero scambio, perché nel momento alcune merci, essenzialmente per esempio quelle agricole, vengono coltivate e trattate, la filiera agroalimentare è diversa tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti perché sono diverse le norme, la differenza delle norme impedisce che i prodotti possano comunque circolare liberamente. Quindi l'obiettivo è quello di abbattere, una sorta di controriforma, l'obiettivo finale è quello di abbattere le norme a difesa del consumatore, dei cittadini, dell'ambiente, che in Unione Europea sono molto stringenti, e del lavoro peraltro, sono molto stringenti. E quindi che cosa significa? Significa che nel momento in cui questo trattato, che peraltro nemmeno noi eurodeputati possiamo comunque conoscere nelle sue forme consolidate, perché è un trattato che sono negoziazioni che avvengono completamente all'oscuro, quindi nemmeno noi che siamo gli unici rappresentanti dei cittadini all'interno delle istituzioni europee eletti democraticamente abbiamo la possibilità di conoscere. Io ora cercherò di sintetizzare gli effetti che alcuni studi hanno rivelato nel caso in cui questo trattato venisse effettivamente messo in atto e venisse ratificato. L'abolizione delle barriere porta facilmente, ed è, c'è già una lunga storia di tutti i trattati commerciali, porta facilmente alla delocalizzazione delle attività produttive.
Ovvero nel momento in cui un prodotto, se viene prodotto negli Stati Uniti, se ne è prodotto in Europa, in Italia, in Romania, nel Wisconsin, in Texas, può viaggiare liberamente, dov'è che la produzione verrà spostata? Nelle aree dove la tutela del lavoro è minore, dove il costo del lavoro è minore, dove chiaramente è più facile accedere eventualmente anche a finanziamenti pubblici. E gli studi evidenziano che ci sarebbe un danno netto a livello europeo, perché ci sarebbe un'ulteriore delocalizzazione verso gli Stati Uniti, che hanno norme del lavoro, che hanno norme sanitarie e un controllo meno serrato del nostro, semplicemente per tradizione. E in realtà sarebbe semplicemente il peggioramento di quello che noi abbiamo visto quando si sono abolite le dogane e le frontiere nell'Unione Europea, quando molte delle attività produttive sono state delocalizzate nei paesi dell'est, perché era più comodo produrre in Romania piuttosto che in Italia, perché il costo del lavoro era più basso. Questa cosa qui, che comunque ha danneggiato la nostra industria e la nostra, comunque, la nostra agricoltura, sarebbe semplicemente esacerbato e incrementato alla potenza. E oltretutto quindi ci sarebbe poi un'invasione di prodotti soprattutto alimentari contenenti ormoni che non hanno tutte le specifiche che finora ci hanno protette. Cioè noi già oggi comunque tendiamo a morire di tumori per tutta una serie di questioni. Aboliamo anche le normative a tutela del cibo e il risultato è davanti agli occhi di tutti. E quindi qui c'è un appello, cioè tutto quello che viene fatto in Europa purtroppo in Italia non arriva. Si dice ce lo chiede l'Europa solamente quando noi dobbiamo fare sacrifici. E le parti buone dell'Unione Europea ci vengono in qualche maniera negate, perché tutti i fondi indiretti che passano alla politica vengono comunque buttati nel secchio, vengono comunque male utilizzati. Quindi c'è bisogno di una maggiore informazione su quello che sta succedendo qui, perché per esempio questo trattato, nel momento in cui non c'è una pressione, una conoscenza popolare forte, una pressione anche sulle altre politiche perché non venga ratificato a livello dell'Unione Europea e successivamente dei parlamenti nazionali, su questo trattato si gioca in realtà molto più che con l'euro il futuro della nostra produttività e quindi quella forma di sviluppo, perché sarebbe uno sviluppo che farebbe di nuovo arricchire le grandi aziende che già hanno la capacità di scambiare i prodotti tra le sponde dell'Atlantico, e andrebbe a danneggiare quelle piccole e micro aziende che sono in realtà la tradizione italiana della produzione locale, causando ulteriore disoccupazione, delocalizzazione e povertà, oltre che comunque un inquinamento del nostro cibo. E qui noi in Europa abbiamo fatto tutta una serie di azioni, siamo stati gli unici italiani, devo dire comunque insieme ad altri colleghi della Lega, ma sono di meno, quindi la nostra numerosità comunque ha un impatto perché sposta la coda alla bilancia, siamo stati gli unici italiani insieme a pochi altri ad opporsi quando determinate cose sono passate in commissione, nelle commissioni competenti e al voto al Parlamento europeo, mentre i rappresentanti dei maggiori partiti italiani hanno votato a favore affinché queste trattative vadano avanti e vadano in porto. Quindi c'è bisogno di una pressione non solo tra di noi, ma nei confronti anche degli altri rappresentanti politici. Ho perso il filo. Ah, quale sviluppo? E poi c'è l'alternativa dello sviluppo locale, perché tutto ciò che ci prometteva la globalizzazione e il libero mercato, la ricchezza per tutti, che poi ci ha portato in realtà ad avere magari dei telefonini a basso costo, perché comunque ci sono stati dei vantaggi, però c'è il rovescio della medaglia. Noi non siamo in grado di produrre più niente, non siamo più in grado di costruire telefonini perché c'erano delle aziende italiane come l'Italtel che li facevano e sono fallite. Non siamo più in grado, o comunque veniamo danneggiati dalle regole del mercato internazionali anche nel produrre in maniera efficace e nel vendere quelli che sono i nostri prodotti locali. Parliamo delle arance che ora vengono dal Marocco, che è un esempio di libero mercato globalizzato.
una delle chiavi dello sviluppo del futuro è di fare un passo indietro. E che significa? Non è che significa tornare indietro ad una civiltà contadina e provinciale, ma ritornare a ricostruire quello che è il tessuto economico locale e dell'aumentare quella che è la cosiddetta resilienza che sta mettendo in pratica sul territorio questo progetto. La resilienza è la capacità di un sistema, che sia psicologico, che sia comunque economico o sociale, di resistere senza deformarsi e senza crollare agli shock provenienti dall'esterno. Allora noi abbiamo costruito finora, abbiamo accettato che si costruisse un sistema economico e finanziario dove qualsiasi perturbazione nella borsa cinese avesse degli effetti disastrosi sui nostri investimenti. Questa è una mancanza di resilienza. Siamo in un sistema estremamente complesso dove decisioni prese dall'altra parte del mondo hanno effetti sulla nostra benzina, sul prezzo del nostro grano, sul prezzo della pasta, su quello che noi teniamo come risparmio. La costruzione della resilienza significa cominciare a ragionare in capacità di soddisfare i bisogni fondamentali come acqua, energia e cibo, basandosi su quelle che sono le risorse locali. Noi abbiamo le conoscenze dei territori fantastici in Italia e anche le capacità tecnologiche, perché in questo ci può aiutare la tecnologia, per fare un passo indietro, per essere meno dipendenti dall'estero e dall'esterno e per poi comunque poter sviluppare dei progetti che siano coerenti, perché se noi utilizziamo i fondi europei, e la resilienza è una parola che nell'Unione Europea esiste nelle comunicazioni della Commissione, esiste anche nella possibilità di costruire dei progetti per aumentare la resilienza territoriale, saremo sicuramente più liberi, perché nel momento in cui i territori dipendono sempre di meno dall'estero per l'approvvigionamento dei beni fondamentali, acqua, energia, cibo, e aggiungiamo anche la moneta senza poi aprire il discorso sull'euro, saranno più liberi, perché nessuna democrazia, nessuna libertà sarà possibile quando si dipende dall'esterno per i beni fondamentali. Grazie. Aggiungiamo una cosa, a proposito di resilienza, ci sono i nostri portavoce in comune e sembra una stupidaggine, hanno permesso con un emendamento la realizzazione degli orti urbani, che sembra una stupidaggine, ma il fatto di cominciare a ragionare in termini di produzione alimentare locale è la cosa più semplice e più immediata per iniziare il percorso di liberazione dei territori dalla dipendenza esterna. Grazie ai portavoce. Volevo aggiungere due pillole insieme a Dario, perché una è sicuramente un tema che ci interessa, l'ha toccato lui in apertura dell'intervento. Il tema dell'Ucraina e del conflitto con la Russia, tanto per darvi un'idea delle persone con cui noi ci dobbiamo confrontare all'interno del Parlamento europeo. Immaginate che un giorno passeggiavo il corridoio al terzo piano del Parlamento, trovo una mostra sull'esposizione dell'orgoglio ucraino. E già quello è abbastanza discutibile, perché mi sembra un modo un po' troppo fazioso di prendere parte e di scegliere un campo senza analizzare la complessità della situazione. Comunque, la tralasciando, mi metto a guardare un attimo i quadri, le immagini che erano esposte, e scopro che tra queste c'era il simbolo del battaglione Azov. Stiamo parlando di un battaglione di volontari neorazzisti e neofascisti che da tutta Europa e tutto il mondo è venuto a combattere in Ucraina e che ha un fascicolo alto così di accuse da parte di Amnesty International, quindi di una ONG universalmente riconosciuta per la sua affidabilità e attendibilità, di crimini di guerra, tra cui stupri, distruzioni, devastazioni, uccisioni, torture, chi più ne ha più ne metta. Movimento 5 Stelle, tutti noi portavoce, siamo stati l'unico soggetto politico dentro il Parlamento europeo che ha denunciato questa porcata in aula. Schulz ha fatto finta di niente di fronte a questa denuncia, come sempre, ed è finita che addirittura qualche parlamentare polacco della Estera ha detto: ma noi vorremmo invitare il comandante del battaglione Azov al Parlamento europeo perché lo consideriamo un grande patriota. Questo è giusto per dirvi delle persone che ci circondano. Seconda cosa, seconda pillola sul TTIP.
si parlava prima appunto dei posti di lavoro e del mito della creazione di posti di lavoro. Il TTIP ha un antenato, io chiamo il papà del TTIP, il NAFTA, l'accordo nordamericano di libero scambio. Avevano promesso Clinton 20 milioni di posti di lavoro. Dopo, 20 anni dopo, possiamo dire, dati non del Movimento 5 Stelle, non di Dario Tamburrano, di Fabio Massimo Castaldo, di ONG e quant'altro, dati della Camera di Commercio degli Stati Uniti, ne hanno persi 900.000 negli Stati Uniti. I salari statunitensi si sono abbassati perché hanno spostato la produzione in Messico e hanno giocato quindi tagliando i diritti dei lavoratori americani e sfruttando ancora di più i messicani, costretti a lasciare i loro mestieri ancestrali, ad esempio un'agricoltura fondata sulle piccole imprese agricole piuttosto che appunto sulle grandi imprese nordamericane che le hanno di fatto devastati e colonizzati, e quindi hanno perso diritti gli uni e gli altri a vantaggio dei profitti di pochi che sono invece sì verticalmente enormemente cresciuti. E quando noi abbiamo cercato con una risoluzione nel Parlamento europeo di far passare queste istanze, di far passare appunto anche di lottare contro quella clausola che vuole devolvere agli arbitri privati i giudizi tra gli stati e gli investitori, quindi noi ci spogliamo anche del potere giurisdizionale di rendere giustizia in favore appunto di collegi privati, Schulz ha violato il regolamento del Parlamento europeo per eliminare l'emendamento del Movimento 5 Stelle che rischiava di passare perché il suo gruppo socialista era spaccato. Molti socialisti si sono vergognati di quello che quella risoluzione diceva e volevano votare il nostro emendamento. Schulz l'ha violato, noi abbiamo gridato, urlato, protestato, non ci ha neanche fatto parlare. Questi sono i sedicenti difensori della democrazia in Europa e invece questo dall'altro lato è il Movimento 5 Stelle che non parla ma fa e continua a combattere. Grazie. Allora, nei telegiornali esteri, per esempio su France 24, ci sono delle trasmissioni dedicate all'Europa, dove io vedo i miei compagni di commissione, in questa ricerca regia o i suoi, che parlano di quello che viene fatto in commissione al Parlamento europeo e durante le sedute plenarie. Trasmissioni nelle quali io e Fabio potremmo andare tranquillamente senza prepararci perché è esattamente il nostro lavoro, è come se il calzolaio andasse in televisione a raccontare di come incolla le suore, no? Quindi non ci sarebbe nemmeno bisogno di uno sforzo. In Italia non esiste niente di genere, ci sono delle trasmissioni dedicate all'Europa che durano 5 minuti dove ci sono dei flash di 15 secondi per spiegare poi questioni complesse che non bastano nemmeno i 20-30 minuti, perché noi abbiamo parlato del TTP ma ci sarebbe bisogno di almeno un'ora, due ore con le diapositive per darvi un'idea di che cosa stiamo parlando. E quindi c'è una mancanza di informazione in Italia che poi in realtà che cosa significa? Significa che nessuno sa quello che viene fatto lì. Quindi uno dei, diciamo, dei vantaggi di avere una rappresentanza italiana fino a lì è che realmente vi posso assicurare che prima, quando si tratta di prendere decisioni a tutela degli interessi nazionali dei paesi, i tedeschi si alleavano e continuavano ad allearsi, mentre gli italiani erano semplicemente assenti, come Salvini che sta sempre in televisione, mentre noi siamo lì a combattere per tutti noi, anche per gli elettori di Salvini. E quindi provate a seguirci un po' di più e a condividere, perché in realtà noi stiamo facendo un lavoro che a volte è molto molto tecnico, a volte può sembrare lontano dalla realtà quotidiana, ma le decisioni che vengono prese lì arrivano poi come delle clave nella vita quotidiana di tutti noi dopo 5, 10, 15 anni, quindi è un lavoro diverso dai portavoce locali e nazionali, perché è proiettato sul futuro, è più difficile da comunicare, però poi quando arrivano le decisioni prese in Europa arrivano come delle mazzate. Vedete il discorso dell'austerity, che comunque viene da decisioni prese in Europa 10 anni fa. Grazie. Grazie a voi. E noi volevamo fare lì un centro per i cittadini, che se il signore o la signora o quel gruppo di ragazzi volevano creare un qualcosa, volevano provare a sfruttare i fondi europei per un'occasione lavorativa vera, potevano andare e trovare persone competenti che potevano aiutarli, e ce l'hanno bocciato, ce l'hanno detto di no anche tutti. Ma c'è un motivo. Cioè, il motivo è che nel momento in cui i fondi europei arrivano a vantaggio della collettività o a vantaggio anche dell'azienda, che poi può assumere e creare comunque lavoro, finisce il voto di scambio.
c'è la volontà di non farli utilizzare a vantaggio dei cittadini, perché uno dei modi con cui la mala politica ci tiene in scacco è proprio il fatto comunque di non darci la libertà di un lavoro dignitoso e di un ambiente comunque dove poter vivere libero e scegliere democraticamente. Non a caso una delle nostre battaglie è il reddito di cittadinanza, che oltre a alleviare determinate sofferenze di parte della popolazione in difficoltà è un'arma atomica anche quella contro il voto di scambio, perché nel momento in cui una persona non dipende più da qualcuno per il lavoro è libera di votare come gli dice la testa. Grazie. Per dire un piccolo inciso sul reddito di cittadinanza, ricordate le famose affermazioni di Letta? Ce lo chiede l'Europa, no? Ecco, tanto per dirne una, è passato il report della nostra collega Laura Gea, che oggi non è qui, ma sempre nella circoscrizione centro, il quale dice inequivocabilmente che il reddito di cittadinanza è una misura giusta, giusta e consigliata dalle istituzioni europee da adottare all'Italia. E noi abbiamo un premier pallonaro che va in televisione e dice che è una misura anticostituzionale. Giusto per farvi notare la differenza tra quella che è la realtà dei fatti, in cui appunto il Parlamento europeo e la Commissione indicano all'Italia una misura come necessaria, lui non solo non dice questo, non ha il coraggio di dirlo in televisione o in un comunicato, ma nega la realtà mistificandola e trasformandola paradossalmente in contrario rispetto a quello che è. Giusto per dirvi qua che in questa guerra che stiamo combattendo contro l'austerità, la prima vittima come sempre è la verità. Benissimo, benissimo. E quindi ringraziamo, ecco, io volevo far